9:17, siamo ormai alle battute finali di questa puntata di mercoledì 3 dicembre di Buongiorno con noi. Siamo insieme a Federica Pisani dell'associazione appunto Officina Cucina Natura. Natura. Cara Federica, sono arrivati altri messaggi. Dicevi, volevi quasi scommettere con me, saranno relativi. Io te li leggo. Allora, il primo è la risposta di Paolo, che salutiamo Giustamente. ancora da Pietrasanta, che dice infatti l'ascolto, perché ho chiesto, sicuramente ci ascolterà, spero, cioè, infatti ci ascolta, e confermo ciò che lei dice. Ma pensare a proposito di Rossi, dei Della Rom, della foto. foto, ma dice Paolo, ma pensare male si fa peccato, ma si indovina quasi sempre. Paolo da Pietrasanta. Ciao Paolo, su questo ti do ragione io a te, che a pensare male purtroppo, aggiungo, spesso ci si prende, no? Lo diceva anche uno, qualche anno fa, è passata la storia come Belzebù, e che invece, purtroppo, visto quello che offre il convento oggi, quasi quasi dobbiamo rivalutare. Hai capito di chi sto parlando? Forse sì, No, possiamo. non facciamo nomi. Non facciamo nomi, ma abbiamo capito. Allora, questo l'abbiamo letto. Allora, adesso vediamo un po'. No, perché ce n'era un altro, bello, non lo vorrei aver cancellato. Allora, vediamo un po'. Non è che l'ho cancellato, accidenti. Vediamo. Ah no, è preso il terrore. Un grande in bocca al lupo, dice questo per tutte le iniziative di Officina Natura. Quindi Ah, che carino, parla di voi. grazie. Federica qui parla di te però. Ieri partecipava con me alla riunione dell'osservatorio turistico di destinazione di Capannori. È vero. E stamani è da voi, non si ferma un attimo. Brava, sono queste le nostre risorse. Valeria. Valeria, Ah, che carina. comune di Capannori. No, un bel messaggio. No, non avevo dubbi perché il fatto che, insomma, ti dai da fare, Eh dai, sì, ci diamo da fare parecchio, ti anche date da perché se no fare. non si riescono a ottenere i risultati. Prima di chiudere poi con te, adesso facciamo la parte che sicuramente meno ami, quella della Gazzetta dello Sport. Domenica e lunedì, approfittando del fatto che c'è questo weekend Ponte, sì. Certo. dell'Immacolata, avete altre iniziative, ora ne parliamo. La prima pagina della Gazzetta dello Sport che presenta, che succede? Che Sono io, mi succede? sono mossa, No, non lo forse. so, vabbè. Vediamo l'espressione così pensierosa di Stefan Okaka. Chi è Stefan Okaka? È un attaccante della Sampdoria, è cresciuto nella Roma, poi la Roma forse non ha creduto molto in lui, comunque non è che poi una società grande come la Roma o come altre possono tenere tutti i giocatori, alla fine ne deve tenere 20, 20, anzi fra qualche anno saranno 25 che passerà quella linea. E su questo Kaka pare si sia scatenato un derby di mercato tra Milan e Inter. Milan e Inter, derby Okaka, l'azzurro della Samp non rinnova, i rossoneri subito su di lui se va via Pazzini, che tra l'altro potrebbe tornare proprio alla Samp, i nerazzurri vincolati a Icardi. Poi, e ora Cassano è blu accerchiato, qui fanno gioco di parole, no? Blu accerchiato, perché si scalda il mercato di gennaio, Samp e Napoli a caccia di punti, si parla del fatto che Cassano, che comunque ha la moglie di Genova, che vive ancora a Genova, potrebbe tornare alla Samp. Poi Pirlo Marchisio rivive la Juve di Zidane Davids e poi noi Nainggolan siamo guerrieri strani ma veri. Nainggolan, il fortissimo centrocampista della Roma, e chi non l'ha preso quando il Cagliari lo mise sul mercato, l'ha preso la Roma poi, adesso si morde le mani, si morde le mani perché questo Nainggolan è veramente molto bravo. QS Sport, Ciclone Rossi, venerdì sera c'è una partita attesissima a Firenze, Fiorentina-Juventus, per i fiorentini è la partita. E lo scorso anno Rossi la decise. Il problema è che per la Fiorentina, che quest'anno Rossi non ci sarà perché è infortunato. Poi un'altra vicenda spiacevole: Carolina Kostner, la nostra grande pattinatrice, dice: non sapevo nulla di Alex Schwarzer, suo ex fidanzato. Vicenda doping, brutta vicenda. Carolina, se mi squalificano, potrei lasciare lo sport. I sogni di Milan e Inter: torna Thiago per Pippo. Si parla di Thiago Silva, che al Paris Saint-Germain pare non stare benissimo. Per Mancini, Cerci e Lavezzi. Poi il paradosso di Balotelli, altro personaggio di cui si parla sempre, da simbolo multietnico alle accuse di razzismo. Vi propongo anche, per quanto riguarda la Lucchese, che come sapete ieri ha ripreso la preparazione, lunedì ci sarà il posticipo, lunedì sera, posticipo dell'Immacolata, ore 20:45 ad Ancona. Questo è lo spezzatino del campionato, immaginatevi da Lucca quanta gente potrà andare ad Ancona, 20:45 lunedì sera, a vedere la Lucchese. Gli addetti ai lavori, stop. Galderisi ricomincia da tre, continuità, equilibrio e gol.
il tecnico, la squadra ha cominciato a giocare più corta. Poi il mercato anche dei dilettanti che si è aperto proprio in queste ore e si chiuderà il 15 dicembre, lunedì 15, Castelnuovo due colpi, presi Zingarello e Pavia, due novità per mister Vangioni, le vediamo in questa foto. Castelnuovo aveva bisogno, ultimo nel campionato d'eccellenza, qualche infortunio di troppo, ha confermato che questa squadra, se non allarga la rosa, può rischiare grosso. Mentre a proposito del mercato che potrebbe essere della Lucchese, piace Solini, difensore centrale del Real Vicenza, mentre l'attaccante Tommaso Pecchioli potrebbe essere ceduto in prestito. Federica, parliamo di queste iniziative del weekend dell'Immacolata. Vedo che insomma si parla di Appennino tosco-emiliano, Appennino modenese. Sì, faremo due escursioni distinte. Una domenica 7 dicembre andremo nel parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, partendo dal passo di Pradarena, andando verso il Monte di Soraggio, seguendo il sentiero di cresta, e poi tornando indietro dopo le Porraie, facendo un circuito ad anello. Quando dici faremo, prima abbiamo visto i bimbi, in questo caso chi sono i protagonisti? Allora, la guida sono io in questo caso, di entrambe, quindi io sono la guida e poi ci saranno chi vorrà aderire a questa iniziativa. E Ho capito. E lunedì invece? lunedì invece andremo nel parco regionale, dell'Alto Appennino Modenese e quindi andremo da Foce a Giovo verso il Monte Rondinaio e Lago Baccio, che è nella zona Lago Baccio, in provincia di Modena, Ma sono appunto. Però zone molto belle, sono sono al zone. confine tra Lucca e Modena in questo caso, invece nel primo caso fra le province di Lucca e Reggio Emilia. Sono zone molto belle. Bellissime. Poi se il tempo re resta questo e quindi non nevica e non viene Ma neve, cre problematiche ne neve estarie, cre credo, spero di no, ma che dicono le previsioni? dovrebbe essere bello per il miglioramento, dice. Sì, dovrebbe essere bello, hai detto bene, dovrebbe, hai usato il condizionale perché è una parola grossa. C'è un altro messaggio che ti riguarda, non è firmato, però è un bel messaggio, dicono di te, e penso che parlano di te, non di me sicuramente. Persona, sì, parlano di te, persona da prendere come esempio, anche perché aggiungono brava, quindi parlano di te. Grazie, come sono Eh? No, no, carini. Tutti amici che ho pagato profumatamente. Come diceva, no? Come diceva? Me li so Me li pagati. sono Oh, me pagati. li so, non te li sei pagati. In questo Sei caso pagati. no. Sai cos'è che paga? Paga l'impegno, paga la serietà. È quello che paga alla fine, Sì. no? È come una cambiale. La Sì, vita è come una infatti cambiale alla fine. procediamo lentamente, però con determinazione, La insomma. vita è una. No, no, diceva il leggendario, neanche grandissimo, Totò. No, la vita è proprio una cambiale. No, la vita è proprio. No, no, ma credo che insomma l'impegno, la serietà, per fortuna anche. In tempi così difficili e grami, nonché magri, alla fine che debbano pagare in qualche modo, altrimenti davvero uno perderebbe anche l'ultima speranza. Sì, no. Cosa c'è quindi nel futuro di Officina Natura? Ancora tanto impegno, tanto Cioè, ci lavoro. sono tantissime cose da fare, abbiamo un programma vasto, anche un calendario per il 2015, veramente che tocca qualsiasi cosa, da incontri culturali a eventi musicali, a incontri enogastronomici, invece a escursioni vere e proprie, magari più impegnative o meno impegnative a livello storico o più naturalistico. Quindi c'è cioè, veramente, vi invito a visitare il nostro Ecco, sito. te lo stavo per domandare. Avete il sito? Diamo Sì, l'indirizzo. www.officinanatura.org, Quindi semplicissimo. Poi sulla semplicissimo, e ricerca. poi Sì, abbiamo anche la nostra pagina sì. Facebook che è officinanatura/guide, e quindi se anche voi avete delle iniziative da proporre, se qualcuno vuole collaborare con noi, Ma già siamo apertissimi. per l'iniziativa di domenica e lunedì, se qualcuno che è in ascolto volesse. Certo. Poi lì trovano tutti i recapiti, no? Per Certo, sì. contattarti, per contattarmi Esatto, se no c'è comunque. anche l'indirizzo di posta elettronica che è info@officinanatura.org. Quindi vi abbiamo dato tutti gli Grazie. strumenti, perché oggi poi insomma la maggior parte, io sono un po' una mosca bianca, insomma usano tutti questi social, ci sono dentro, sanno quello che devono fare, tata, in un momento, Ma ma sono non importanti. solo, non solo, pensavo solo ragazzi, non solo, anche gente, No, insomma. ma a volte anche lavorativamente è Eh importante, si creano tante certo. connessioni che altrimenti non sarebbero venute in essere. Va bene, controllo su quando guardo in alto così L'orario. l'orario, sì, sono le 9:27, siamo in chiusura, Federica, è stato un piacere averti, Grazie a magari voi. più avanti, chissà, da qui noi chiuderemo a giugno, no? Questo ciclo di giugno credo anche inoltrato, questo ciclo 2014-2015 di Buongiorno con noi, quindi chissà magari anche che ci ritroviamo, eh? Volentieri. Questa, d'ora in poi, che lo sappia, Grazie di insomma, avermi ospitato. è anche casa tua, ci mancherebbe altro. Ringraziamo anche
Matteo Pedini, naturalmente con Buongiorno con noi, torniamo domattina. Io non ci sono, c'è il collega Pierturu, però se volete mandare ancora dei messaggi, sempre siete liberissimi, controllate bene il numero, che chiaramente a seconda del conduttore cambia. No, perché succede, voglio raccontare quest'ultima cosa, noi alla fine siamo in tre che ruotiamo sulle trasmissioni anche in diretta e di volta in volta quando prendiamo gli SMS, i messaggi, mettiamo il nostro numero di riferimento. Succede che la fidelizzazione, l'abitudine di certi telespettatori che arrivano a me i messaggi della trasmissione del collega e viceversa. Vabbè, fa nulla, poi Vigiliamo. li inoltriamo, li inoltriamo. Grazie di nuovo a Federica Pisani e a Matteo Pedini. Tra poco la prima edizione del TG Noi, da Buongiorno con noi è tutto. Buongiorno.